Il nuovo strumento Matisse, montato sull'interferometro del Very Large Telescope dell'ESO, ha svolto con successo le prime osservazioni all'Osservatorio del Paranal nel Cile settentrionale. Matisse è lo strumento interferometrico nella banda del medio infrarosso più potente al mondo. Userà immagini e spettroscopia ad alta risoluzione per studiare le regioni intorno alle giovani stelle, dove si formano i pianeti, così come le regioni intorno ai buchi neri supermassicci al centro delle galassie. Matisse osserva la luce infrarossa, ossia la luce con una lunghezza d'onda nello spettro elettromagnetico tra il visibile e le microonde. È uno strumento spettrointerferometrico di seconda generazione per il VLT, che può sfruttare più telescopi allo stesso tempo, producendo immagini molto più dettagliate rispetto a quelle che si possono ottenere con telescopi singoli, la cui nitidezza è limitata alla dimensione dello specchio. Per ottenere risoluzioni angolari migliori, la luce raccolta da quattro diversi telescopi del VLT viene combinata attraverso il fenomeno dell'interferenza. Matisse è un combinatore di fascia a quattro vie, cioè combina la luce raccolta dai telescopi principali o da quelli ausiliari che compongono il VLTI per effettuare osservazioni sia spettroscopiche che di imaging, ossia mirate alla formazione di immagini. Così facendo, Matisse e il VLTI insieme hanno la capacità di produrre immagini di un telescopio di 200 metri di diametro, in grado di produrre le immagini più dettagliate di sempre a lunghezze d'onda nel medio infrarosso. Dopo 12 anni di sviluppo da parte di molti ingegneri e astronomi, in Francia, Germania, Austria, Paesi Bassi e all'ESO, e una lunga campagna di installazione e verifica di questo complesso strumento, le osservazioni iniziali hanno ora confermato che Matisse funziona come previsto. I primi test sono stati fatti con i telescopi ausiliari, mentre ulteriori osservazioni con i quattro telescopi principali del VLT sono previste per i prossimi mesi. La prima luce di Matisse è un passo avanti significativo per gli attuali interferometri ottici e infrarossi e permetterà agli astronomi di ottenere immagini interferometriche con dettagli sempre più piccoli in una banda di lunghezze d'onda più ampia di quanto sia oggi possibile con altri strumenti.